40 anni fa il celiaco pensava soltanto a mangiare senza glutine, quindi eliminare tutti quegli alimenti che lo potessero contenere e che potessero danneggiare la sua salute. Oggi invece il celiaco vuole nutrirsi senza glutine, quindi trovare tutti quegli alimenti, tutte quelle sostanze nutritive che vengono dagli alimenti, anche naturalmente privi di glutine, che invece sostengono e migliorano la propria salute, come partendo per esempio dalla dieta mediterranea, ormai patrimonio dell'UNESCO, che è idonea anche e soprattutto per i celiaci, l'importante chiaramente è togliere quello che è il glutine da tutti i cereali che prevedono la famosa piramide alimentare. Tutta l'esperienza maturata da ECI Lombardia in questi anni, anche grazie a Expo e soprattutto grazie al sportello dietista che abbiamo realizzato, ci ha portato ad una conoscenza, ad un know-how che adesso vorremmo mettere a disposizione di tutti. Come realizzando un ricettario sfruttando l'esperienza, la fantasia e l'abilità degli allievi delle scuole alberghiere e quindi metterli a disposizione su una pagina dedicata sul nostro sito www.aiclombardia.it. Non solo, abbiamo anche intenzione di realizzare delle infografiche, ma per fare tutto questo abbiamo bisogno di risorse. Risorse che possono essere reperite anche attraverso dei bandi pubblici. Per questo vi chiediamo di sostenere il progetto e permetterci di raggiungere tutti gli obiettivi di trasferimento delle conoscenze ai soci.